La Dolomiti Bellunesi ha concluso questa mattina la prima settimana di allenamenti agli ordini del neotecnico Nicola Zanini e del suo staff. Ma è domani che i tifosi cominceranno a intravedere i primi progressi di un gruppo quasi completamente rinnovato rispetto alla scorsa annata. Alle ore 17 allo stadio Zugni Tauro di Feltre arriverà infatti la Virtus Verona, formazione di Serie C, guidata dall'allenatore presidente Gigi Fresco. Da vedere se giocherà già qualche minuto l'ultimo rinforzo, ossia la seconda punta, Lorenzo Caprioni. Intanto il presidente Paolo De Chan parla della prossima stagione. Da ogni stagione, anche quella negativa, uno deve uscire e imparare qualcosa. Come ci siamo visti alla presentazione della squadra, dobbiamo cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto. Partire con entusiasmo. La squadra in questi giorni vedo che lavora con i miei principi, quelli che gli ho detto quel giorno. Obiettivo, passione e crescita, nessun problema, risoluzione al problema. Questa è la cosa giusta per poter raggiungere certi obiettivi in maniera serena. Io sono perfettamente convinto che quest'anno la Dolomiti Bellunesi farà bene perché abbiamo entusiasmo, abbiamo voglia. Basta capire che se abbiamo un minimo problema dobbiamo risolverlo con entusiasmo, non chiuderci in noi stessi, ma risolvere il problema, perché questa è la giusta via per arrivare all'obiettivo finale. Nel frattempo è aperta la campagna abbonamenti alla stagione 2023-2024. Al costo di 120 euro si potrà acquistare la tessera che darà diritto ad assistere a tutte le sfide casalinghe sia di campionato sia di Coppa Italia. Le sedi dove poter trovare le tessere sono elencate sul sito ufficiale della società, mentre va ricordato che la Dolomiti giocherà almeno sino a novembre al Polisportivo di Belluno, per poi spostarsi nel periodo invernale sul sintetico di Sedico e infine in primavera a Feltre, che sarà anche la sede degli impegni di Coppa Italia.